Mi senti? Ciao, benissimo, buongiorno a tutti. Dai, subito al volo, panoramica del mercato, ma proprio flash, e poi andiamo a vedere un po' di strategie. Prego. Sì, Emeric, come facevi ben notare tu, effettivamente sul mondo dei certificati ci sono le opportunità e quindi per essere sintetici, perché credo che i tempi siano brevi, quando vedi il mercato che scende a rotta di collo come ieri, ricordo che ieri abbiamo chiuso a meno 1,80, ma per un periodo abbiamo fatto anche meno 3, anziché farsi prendere dal panico, spesso si trovano dei certificati a prezzi assolutamente interessanti. Quindi il focus di oggi l'ho preparato sul mondo dei finanziari italiani, che effettivamente a questi prezzi sono, secondo me, iniziano a essere interessanti, soprattutto con una logica di breve termine, utilizzando dei prodotti che ti danno una protezione condizionata del capitale. Vai allora, spara gli aisini. Allora, quello che mi piace di più, DE000HV 4 Empoli Empoli X3. Allora, questo è un top bonus su Intesa San Intesa. Paolo. Parto da Intesa perché, insomma, come sai, nonostante la questione dividendi è slittata, nonostante la questione dell'OPA Subi, anche qui è un attimo sospesa, è un titolo dagli indubbi fondamentali. Fra l'altro, questo prodotto mi piace perché ha una barriera discreta. E quindi anche se la barriera viene colpita in corso d'opera, ricordo che qui la scadenza è 18-12-2020, quindi 7 mesi, bisogna rimanere 7 mesi in posizione, anche se in corso d'opera viene colpita la barriera che è a 0,9681, livello peraltro estremamente lontano, stiamo parlando di un terzo di perdita di valore, quindi oltre il 30%, anche se in corso d'opera viene colpita, ma alla scadenza, quindi metà dicembre, il prezzo è superiore a 96,81, il prodotto ti dà un rendimento che è veramente interessante. Parliamo del 9,17%, perché l'altra peculiarità è che il prezzo, in virtù di questi recenti storni, è andato sotto la pari. Quindi adesso in lettera lo si colpisce a 99,37. Essendo il bonus a 108, il rendimento è del 9,17% in 7 mesi, 15,5% anno su anno. Quindi qui abbiamo le tre peculiarità fondamentali solido del titolo, orizzonte breve e una barriera discreta che insomma me lo fanno rendere il mio prodotto preferito oggi. Va bene, no, beh, ci sta, dai. Poi cos'altro? DE000HV 4 Empoli Sì. Bologna Milano 2. Allora, qui Prego, il assicurazioni ragionamento generali. esatto, analogo ma non uguale, analogo sulla stop picking, sulla scelta del titolo, siamo andati sempre come dire, sull'eccellenza dell'assicurativo, diversificazione, ma sempre un titolo, diciamo, dai fondamentali solidi. Qui la differenza è che non abbiamo un top bonus, ma un bonus cap. Che cosa vuol dire? Che in questo caso invece la barriera è continua. Quindi se al tocco, da qui alla scadenza, che è sempre uguale, 18 dicembre, il prezzo della barriera viene toccato, nello specifico la barriera qui è a 8,77, in questo caso la protezione si perde. Detto ciò, la barriera anche qui è distante il 30%, quindi se da qui a fine anno generali perdi il 30% è assolutamente possibile, naturalmente non auspicabile, però effettivamente vuol dire che è arrivato qualcosa di molto grosso in Italia, perché se probabilmente generali fa meno 30, mi aspetto che l'indice faccia meno 40, considerando che abbiamo fatto già meno 25, potrebbe dire che l'indice perde due terzi del proprio valore. Vabbè, per carità, ci sta, però è piuttosto improbabile. Come paga questo certificato? 6,75% in 7 mesi, che quindi è un rendimento double digit nell'anno, quindi anche qui un rendimento assolutamente più che interessante. E allora ci manca l'ultimo, ce n'hai ancora uno? Assolutamente sì, velocissimo DE000HV 4 Empoli Bologna 88.
Allora, qui un prodotto su Azimut, la struttura è uguale a quella di Generali, quindi barriere intraday, quindi al tocco, ma la cosa, ho scelto questo perché onestamente mi hanno sorpreso i dati sul risparmio gestito. Cioè, in tutta questa situazione così complicata mi aspettavo dei dati brutti, e invece in realtà il risparmio gestito regge. Seconda considerazione, i nuovi PIR, visto che adesso c'è insomma questo nuovo decreto, in qualche modo potrebbe favorire questi PIR che sono un po' diversi perché non riguardano solo le quotate, ma insomma potrebbero far risvegliare il settore. Qui la strategia è sostanzialmente individuare la barriera 9,58 e misurare la distanza. Siamo al meno 37%, vorrebbe dire che se Generali non perde da qui a fine anno il 37%, ti porti a caso rendimento, pardon, non Generali, Azimut, ti porti a caso rendimento di quasi il 10%, 9,5%. E qui, soprattutto, ribadisco, nelle fasi di discesa violenta, questi prodotti si prendono a prezzi ancora più interessanti. Quindi il consiglio finale è quando il mercato scende brutalmente, come nel pomeriggio inoltrato di ieri, si può prendere, si possono spuntare dei prezzi interessanti anche su questi prodotti che hanno una struttura già di per sé solida. Se si prende un prezzo interessante, si fa un trade ancora più in comfort. Allora Pietro, io ti ringrazio per aver condiviso con noi le tue strategie e alla prossima, Pietro. Grazie mille, io ringrazio te, ti auguro un ottimo weekend e insomma mi auguro di sentirti presto. Anche a te. Ricambio. Ciao Pietro, alla prossima.